Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense in collaborazione con RTA Videotaro, in questa giornata di giovedì 22 giugno 2023. Si era qualificato come rivenditore di una ditta di laminati di Sala Baganza, truffando un commerciante della provincia di Milano. Il tutto nasce da un annuncio online di vendita di laminati coi bentati. Il commerciante milanese aveva contattato l'inserzionista, concludendo poi la compravendita di 1.200 euro, in cui il rivenditore chiedeva un anticipo di 200 euro con consegna il giorno seguente. Effettuato il bonifico, il commerciante di Milano aveva raggiunto il giorno dopo il piazzale della ditta di laminati, che però era estranea ai fatti, rendendosi dunque conto di essere rimasto vittima di una truffa. Accompagnato in caserma a Collecchio, ha presentato denuncia per truffa insieme all'ignaro titolare della ditta. A seguito di accertamenti vari tramite IBAN e numero di cellulare, alla fine i militari hanno denunciato per truffa e sostituzione di persona un 23enne residente nella provincia di Napoli, gravato da precedenti simili. E fiamme al casello dell'autostrada di Borgotaro nel pomeriggio di ieri. Nello specifico, una macchina è andata a fuoco. Vediamo cos'è successo. Auto in fiamme ieri pomeriggio, mercoledì 21 di giugno, al casello autostradale di Borgo Taro. Erano da poco passate le 16:30 quando un autoveicolo, che forse stava uscendo del casello proprio perché ha visto svilupparsi del fumo, si è fermato nei pressi del casello di Borgo Val di Taro e è iniziato poi così a questo punto a prender fuoco. Le persone nell'abitacolo si sono rapidamente allontanate, quindi nessun coinvolgimento in questo primo momento delle persone. Sta di fatto che a questo punto le attività del casello autostradale di Borgo Val di Taro si sono fermate con code in uscita e in ingresso del casello autostradale, rapidamente poi risolte col fatto che si è sparsa la voce anche grazie al nostro posto e la gente ha deciso di entrare e uscire in altre postazioni lungo l'autostrada della Cisella 15. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco volontari di Borgo Val di Taro che hanno rapidamente, al loro arrivo, avuto ragione delle fiamme. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, una persona abbia cercato di intervenire per spegnere e domare l'incendio, ma purtroppo è rimasto intossicato dai fumi sprigionati dalle fiamme e dal fuoco che hanno avvolto rapidamente l'autoveicolo. Da lì l'avvio della macchina dei soccorsi da parte del 118, che vista la situazione ha deciso di mandare sul posto sia l'ambulanza con l'infermiere della Croce Rossa di Berceto che l'elisoccorso. Fortunatamente entrambi i mezzi di soccorso sono potuti rientrare in sede senza trasportare nessuna persona perché le problematiche della persona intossicata non erano tali da avere necessità di essere trasportate all'ospedale. Attorno alle 17:30 poi la situazione è completamente tornata alla normalità. L'auto che vedete, quella che abbiamo ripreso nel pomeriggio, siamo andati sul posto per capire quale fosse la situazione, abbiamo ripreso l'immagine dell'auto che ha preso fuoco sul mezzo di soccorso stradale che l'ha portato nel piazzale adibito al deposito dei mezzi incidentati. Un 63enne residente a Polesine Zibello è stato denunciato dai carabinieri per violazione delle norme sulla detenzione di armi. L'uomo, che aveva già avuto problemi in passato per gestione approssimativa delle armi, è stato scoperto nel trasferire la propria residenza senza denunciare il cambio di luogo di detenzione delle armi. La legge richiede infatti che ogni variazione venga comunicata entro 72 ore all'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, l'uomo non possedeva un porto d'armi valido e non è riuscito a fornire una giustificazione credibile. Di conseguenza, le armi sono state sequestrate e l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria. E adesso l'estremo saluto della tradizione pastorizia ad Angelo Iotti di Sivizzano, deceduto lo scorso 16 giugno. Sentiamo le parole del nipote Valerio e un'intervista risalente al 2016. È l'estremo saluto, con il campanaccio della tradizione pastorizia, di Valerio al funerale del nonno Angelo Iotti, al pastor di Sivizzano, arrivato da Parma nel 1971 ai piedi del Prinzera, deceduto lo scorso 16 giugno all'età di 85 anni. Come ero, abitavo a Parma e ho preso un po' di pecore perché mi sono sempre piaciute. E poi piano piano, tanto siamo capitati qua per sbaglio. Poi dopo ho preso il podere nel 70. No, mio nipote le venderà anche lui perché qua non si guadagna mica niente. E loro troverà un posto, se lo troverà.
non si sa dove. Sarebbe meglio che andasse avanti lui con tutta l'azienda. Invece così, anche venderla non si prende niente perché nessuno vuole la terra. Io ne ho comperata tanta. Chi aveva un po' di terra una volta era un signore, adesso è un po' disgrazia. Così lo ricorda il nipote Valerio. Ciao nonno, che dire. Non ho le parole per descrivere la tua scomparsa. Voglio ricordarti come quell'uomo con la passione per le pecore, un uomo che mi ha insegnato molto sulla pastorizia, un uomo dalla testa dura come il marmo, ma in fondo un cuore immenso. Non scorderò mai le discussioni per dove andare al pascolo. Io dicevo una cosa e tu un'altra, ma alla fine facevo come volevo io. E tu mi dicevi sempre la stessa frase. Sono fiero di averti avuto come nonno, come punto di riferimento. Mi ricordo anche le lacrime che hai versato quando hai visto mio figlio, tuo pronipote. Ora ti lascio andare a trovare i tuoi amici pastori, dove potrai bere e mangiare come hai sempre fatto in loro compagnia. Fai buon viaggio, nonno, che quando arriverò lì ti farò ancora tribolare, come ho sempre fatto. Ti voglio tanto bene. Ieri mi si è spezzato il cuore vederti nel letto in fin di vita, ma mi ha fatto piacere l'avermi degnato del tuo ultimo sguardo e la tua ultima stretta di mano, quella mano rovinata dal lavoro di una vita di sacrifici, ma piena di amore. Ciao, nonnino. Proteggi tutti da lassù, specialmente il tuo pronipote Tyler, per una quarta generazione di pastori. A 40 anni esatti dalla scomparsa, ripercorriamo il tragico caso di Emanuela Orlandi in questo servizio di Michele Folli. Buonasera a tutti. Esattamente 40 anni fa, il 22 giugno del 1983, scomparve dal nulla la cittadina vaticana di 15 anni Emanuela Orlandi. La ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica in piazza Sant'Apollinare a Roma. Prima della scomparsa la ragazza telefonò a casa da una cabina, rispose la sorella Federica ed Emanuela disse che un uomo l'aveva fermata proponendole un lavoro di volantinaggio ben retribuito, con la somma di 375.000 lire, da svolgersi durante una sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana, che si sarebbe tenuta dopo pochi giorni. Dopo la telefonata, Emanuela sparì. Il caso divenne uno dei più celebri casi risolti della storia italiana, con implicazioni e sospetti che coinvolsero e chiamarono in causa lo stesso Stato Vaticano, lo Stato italiano, il terrorismo internazionale, i servizi segreti di diversi stati e persino la banda della Bagnana. La vicenda fu collegata alla quasi contemporanea sparizione di un'altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio del 1983. E anch'ella mai ritrovata. Molte le domande per il sequestro di Emanuela Orlandi. Una di queste, perché era stata rapita? Secondo il giudice Rosario Priore, che il sequestro fu un colpo della banda della Magliana per ricattare il Vaticano per pretendere la restituzione di una grossa somma di denaro. E secondo la rivelazione di un ex carabiniere, la ragazza è sepolta a Castel Sant'Angelo. Michele Folli per TG Parmense. Oggi pomeriggio alle ore 17 presso il Parco Campanara di Medesano, il Centro per le Famiglie e la Coop Sociale Lasse avevano organizzato un evento di letture a cielo aperto, ossia letture animate per genitori e bimbi dagli 0 ai 6 anni, dal titolo Blu e altre storie. E alla manifestazione per celebrare i 50 anni del distaccamento Vigili del Fuoco di Borgotaro era presente anche una delegazione dei Vigili del Fuoco di Worms. Gemellati con la città di Parma dal 1984, hanno da sempre costituito una solida amicizia con i Vigili del Fuoco di Borgotaro. 1973 è l'anno di istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Borgotaro. Cosa ha significato questo gemellaggio negli anni? Era un gemellaggio stupendo, bellissimo, che per noi di Worms è una cosa che è immaginabile. Noi siamo qui oggi per festeggiare questo anniversario che è una cosa unica.
raccontiamo anche negli anni com'è andato questo gemellaggio, com'è nato, come si è sviluppato. È nato nel segno di un promotore tedesco che era gemellato col, fatto il gemellaggio col Parma, e dopo lui voleva fare un gemellaggio con i Vigili del Fuoco, che col Parma era troppo grande, però voleva un gemellaggio con i Vigili del Fuoco italiani, e è stato Bogotaro. Oggi sensazioni quali sono? Oggi sensazioni è che se queste persone tornassero qui sarebbe un orgoglio per loro, però naturalmente sono mancate. Di essere qua, la sua presenza, la mia presenza ha un significato grandissimo. Il cuore è qui di Bogotaro, il mio cuore è di Bogotaro. Io sono italiano, però vivo in Germania, a Worms, da 50 anni. Ah, di Worms, la città? Di Worms, la città, okay. Di Worms, col Parma. C'è un corpo di Vigili del Fuoco di Worms? Qui sì, perché dopo non hanno potuto fare i Vigili del Fuoco con Parma, perché Parma era troppo grande per loro. Ok. E allora hanno col sindaco Grossi, che era il sindaco di Parma una volta, e lui era di Bogotaro, e ha combinato questo gemellaggio con i portieri di Bogotà, con i Vigili del Fuoco di Bogotà. Ok, chiaro, adesso è più chiaro. Oggi alle 17.30, presso la sala del Consiglio del Comune di Compiano, è stato presentato un progetto di imminente realizzazione, il nuovo polo dell'infanzia, con invitati genitori, insegnanti e naturalmente la cittadinanza tutta. E ora il nostro Giuliano Capece prende la parola in questo editoriale, riguardo le polemiche sorte sui social a seguito di alcune recenti interviste sulla nostra emittente. Ciao Lorenzo, prendo la linea perché sui social sembra che ci sia stato un attacco, anche forse non troppo velato, a una persona che ha rilasciato un'intervista a alcune interviste al nostro telegiornale. Questo perché, prima di tutto, è necessario tutelare coloro che decidono di esprimere le loro opinioni, ma soprattutto, secondo me, è necessario tutelare coloro che esprimono opinioni di buon senso e soprattutto opinioni che tendono a cercare di fare il bene del territorio, non cercando di trovare polemiche in tutte le cose, non cercando di distruggere le cose, ma con l'idea di costruire, di fare le cose con buon senso, con umiltà, con la certezza che le cose, anche se si commettono degli errori, non si risolvono con titoloni sugli organi di stampa, ma mettendosi al lavoro e cercando di risolverle pian piano. Ed è per questo che voglio esprimere tutta la mia solidarietà, ma soprattutto la mia stima nei confronti di questa persona che peraltro è stata attaccata, se era effettivamente così, in un'ottica del fatto che potrebbe essere stato messo lì per scarsa competenza, forse perché non ha una laurea in micologia, non lo so. Sta di fatto che io sono un convinto assertore che le lauree non definiscono la qualità delle persone, così come i pezzi di carta. Io sono uno di quelli che difendono coloro che esprimono delle opinioni sui social, ma non solo, anche grammaticalmente scorrette, basta che abbiano buon senso e che vogliano fare qualcosa di costruttivo per il bene del territorio. Quindi non sono sicuramente quello che valuta le cose in quest'ottica. E sicuramente questa persona mi sembra molto più di buon senso di tante persone laureate o diplomate, che magari pensano di essere laureati solo perché c'è un pezzo di carta, un diploma, e pensano di essere i migliori al mondo. Quindi sono meglio di tante persone che pensano di essere i migliori al mondo perché lavorano con umiltà per il bene del territorio, con competenza e con, ribadisco, la necessità di sapere che bisogna costruire in questo mondo e non distruggere. Certo, si fa più audience tirando contro l'uno o l'altro, dicendo che tutto va male, dicendo che va bene solo quello che piace a me, ma è più importante mettersi al lavoro, lavorare con buon senso e fare le cose per costruire un territorio migliore, una montagna migliore, dando opportunità di lavoro realistiche e soprattutto avendo la consapevolezza che quando qualcosa chiude, i posti di lavoro chiudono in certe zone del territorio, è sempre una tragedia, che questa cosa, che queste situazioni ci piacciono oppure no. Scusa Lorenzo per il disturbo, grazie per lo spazio che mi hai concesso. Buona serata a tutti.
Termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale, perché dopo la pubblicità andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Parleremo ad esempio della giornata della memoria per le vittime della Randora Star, che cade il 2 luglio. Prima di andare in pausa, ricordo che RT Avidotaro è in cerca di sostenitori nella Bassa Parmense. Se siete quindi titolari di un'azienda, un negozio, o liberi professionisti che operano in zona e siete interessati a supportarci, vi invito a contattarmi al numero 346-592-4857 o alla mail in sovrimpressione. Detto questo, ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità. Chiusa Formaggi, con sede a Fontevivo, spedizioni in tutta Italia e all'estero. Lunedì siamo al mercato di Borgotaro, consulta il sito per sapere gli altri giorni. Chiusa Formaggi, da più di 50 anni il meglio con passione. Chiavi dimenticate? Cattani Serrature, casa, ufficio, negozio e automobili. Apri porte 24 ore su 24. Blocchi, malfunzionamenti e cambi di serratura. Tempestività? Cattani. Anche riparazioni di tapparelle. Volete iniziare bene la stagione estiva? Ecco alcune idee di Baudassi. I prezzi sono sempre più bassi. Lettino leggero, pieghevole ad euro 29,50. Gazebo 3x3, struttura in acciaio con antivento euro 149. Trattorino Alpina ad euro, ascoltate bene, 1990. È inutile dire, non ci sono avversari. Baudassi, prezzi sempre più bassi a Borgo Val di Taro. Arte della carne, si trova a Varano de' Melegari, dove potrai trovare tutti i prodotti tipici di carne fresca, pronti da cucinare e anche già cotti, anche di cavallo. Arte della carne, cortesia, qualità e tante specialità. Essere Lube significa fare solo azioni concrete, come abbassare i prezzi e i tassi di interesse. Vi aspettiamo nei nostri 600 store di cucine Lube e Creo. Entrate per credere. Le nuove cucine Lube 2023 le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. Ora noleggi a Forno Votaro, attrezzature da giardino, movimento terra e scavatori e tanto altro. Ora noleggi a Forno. Ristorante pizzeria Il Lido, specialità pizza alta al trancio super farcita e la pizza scrocchiarella con impasto alla romana, il vero sapore della pizza in teglia, croccante al punto giusto, oltre ad una semplice e ottima cucina casalinga con piatti tipici emiliani e di stagione. Ci trovate a Varano de' Melegari, strada provinciale 19, frazione Boschi di Viazzano, ad un chilometro uscita Fornovo a 15. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, canti ballare, la musica viva con noi. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino, Sinzano, di Collecchio. Gruppo Optimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Optimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Optimitti, un gruppo che opera nell'ambiente per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro in via Corridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. AB Global Service, a Madregolo di Collecchio. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. Elettromeccanica Walfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio, 13. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127.
Vuoi pubblicizzare la tua attività sul canale televisivo e sul web? Chiama Giorgio al 349-8844-132 oppure Giovanni al 389-5970-243. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il telegiornale dedicato ad arte, sport, cultura e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere il programma di RTA Vidotaro per questa serata. Dopo il telegiornale, alle 20.35, ci sarà Driver TV. Alle 21.15, protagonisti comunque. Alle 22, la replica del presente TG. Successivamente, alle 22.30, balla che ti passa. E alle 23, rivediamoli. E adesso proseguiamo con le notizie. Il 2 luglio sarà la giornata della memoria degli Emiliano Romagnoli nel mondo, in ricordo dell'affondamento della Randora Star avvenuto il 2 luglio 1940. Sentiamo in merito Giuseppe Conti, direttore del Centro Studi Valceno. L'Assemblea Legislativa all'unanimità, cioè il Consiglio Regionale all'unanimità, l'8 novembre 2022 ha votato una legge regionale. È una legge tecnica che riguarda i rapporti con la Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo e i rapporti con le circa 90 associazioni di Emiliano Romagnoli nel mondo. Sto parlando di associazioni in Cina, in Sud America, in Europa e in altre parti nel mondo americano. L'articolo 16 è molto importante perché dichiara il 2 luglio, giornata dell'affondamento della Randora Star, come giornata della memoria degli Emiliano Romagnoli nel mondo. Noi, come consulta, come centri studi, come comitato Randora Star, vogliamo trasmettere la memoria alle nuove generazioni. Un paese, una nazione che dimentica il proprio passato è destinata a spegnersi. Come avevo già detto, il 2 luglio affondò una nave di prigionieri italiani, 446 italiani, la più grande tragedia dell'emigrazione italiana. All'affondamento della Randora Star è stata la più grande tragedia dell'emigrazione italiana. 446 italiani, un centinaio di Emiliano Romagnoli nel mondo. Valditaro, Valdiceno hanno pagato pesantemente, Bardi 48 morti e proprio i vertici della consulta hanno voluto che la giornata degli Emiliano Romagnoli nel mondo, 2 luglio 2023, fosse celebrata in Appennino, fosse celebrata in Valdiceno, a Bardi, per ricordare ufficialmente e istituzionalmente questi fatti. È una due giorni, sabato 1 luglio, presentazione di libri storici e musica, la nostra musica popolare che ci porta le nostre radici, il 2 luglio, visita la cappella, messa e tavola rotonda sullo sviluppo della emigrazione emiliano-romagnola nel mondo. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il governo inglese arrestò migliaia di italiani, voleva portarli verso il Canada, verso le prigionie, e questa nave, che era una delle navi da crociera più importanti, fu trasformata in una nave prigionieri, fu assolutamente non seguita la Convenzione di Ginevra, la nave aveva dei cannoncini, la nave non aveva nessun contrassegno della Croce Rossa e fu scambiata da un U-boot tedesco come una nave cargo merci da parte dei tedeschi che la silurarono portando alla morte quasi 900 persone di cui appunto come ho detto 446 innocenti come li ha definiti Sergio Mattarella, il presidente, italiani. Ripartita la stagione del centro sportivo Montepelpi, sentiamo dunque la soddisfazione del sindaco di Bedonia Giampaolo Serpagli in merito alla riapertura. È ripartita la stagione della nostra piscina comunale, del nostro camping, quindi di tutto il centro sportivo Montepelpi. Abbiamo fatto diversi investimenti come ogni anno, come amministrazione, da 4 anni ormai tutti gli anni continuiamo a investire su questi impianti sportivi che mettiamo a disposizione di tutta la comunità di Bedonia, ma anche dei comuni limitrofi e soprattutto dei vari camp estivi
che vengono a Bedogna. La piscina è in splendida forma, devo dire, abbiamo fatto diversi lavori di manutenzione. Ringrazio la ditta, i ragazzi e le ragazze di Terres SRL che anche quest'anno hanno vinto la gara per la gestione e credo che come l'anno scorso saranno all'altezza della situazione con un'ottima pulizia della piscina, un'ottima gestione anche dei servizi connessi ed annessi alla piscina, tipo i campi da beach, il campo da calcio e il campetto da tennis. Insomma, tanti lavori tutti gli anni vanno fatti per mantenere in ordine i nostri impianti sportivi, cerchiamo tutti gli anni di investire diverse risorse perché riteniamo che per il turismo sportivo, che è da tanti anni una delle cartine fortunate di Bedogna, crediamo che i nostri impianti sportivi siano per noi importanti. Naturalmente tanti investimenti quest'anno sono concentrati sul camping, aveva bisogno e crediamo che sia anche per l'ospitalità nostra una buona cartina attorno al sole per verificare quante persone amano la Valtaro e la Valceno, in particolare Bedogna. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguirci anche su Facebook, alle pagine di TG Parmense e di Arrete Avidotaro e sui nostri canali YouTube. Per guardare in diretta il telegiornale vi ricordo di sintonizzarvi ogni sera alle ore 19 sul canale 89 e sul nostro profilo di Twitch. Vi ringrazio per averci seguito, qui Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata.